Allora, adesso, prima della discussione finale sul tema proposto da Giorgio Trono, ma che in realtà penso interessi anche a tanti e tante di noi, mi prendo 5 minuti io per fare un po' di aggiornamento su un progetto che abbiamo adottato dall'inizio di quest'anno. Il vento che arriva. Ok, forse qui. Che c'è Far? Non so se qualcuno di voi, probabilmente molti di voi ne hanno già sentito parlare di Cefar, anche perché io ogni tanto posto nel gruppo Facebook un po' di aggiornamenti, però per chi non dovesse ricordarsi di che cosa si tratta, Cefar è una piccola ONG ugandese, proprio ugandese, nata da un gruppo di persone, in parte medici, in parte operatori di ONG varie, che da una decina d'anni lavora in Uganda e lavora su alcuni filoni molto definiti. Il primo è il contrasto ai matrimoni precoci. I matrimoni precoci sono un grosso problema in Africa e in Asia. L'Uganda è un paese in cui ce ne sono veramente tante di bambine, soprattutto che vengono sposate senza il loro consenso effettivo, prima di raggiungere un'età in cui potrebbero fare una scelta sensata. Loro lavorano tanto sull'infanzia, sul dare opportunità di formazione professionale ai ragazzini e alle ragazze, soprattutto in contesti che sono stati spesso dilaniati da guerre e guerriglie. È veramente una situazione. Insomma, quando noi ci sentiamo sfigati e pieni di problemi, so che sembra retorico dirlo, ma insomma, stiamo vivendo nel lusso sfrenato rispetto alle condizioni di vita in cui vivono loro. E lo fanno, basandosi essenzialmente su risorse loro, su operatori locali, su persone che fanno educazione sanitaria passando di villaggio in villaggio e portando diagnosi precoci, analisi, educazione sessuale a persone che molto difficilmente avrebbero accesso a un livello di servizi minimale, cose a cui noi invece siamo, per nostra fortuna, abituati. Ecco, questa micro ONG aveva lavorato per anni basandosi sui fondi raccolti da una delle due dei due fondatori. Questa persona aveva studiato per diversi anni in Gran Bretagna, aveva molti contatti lì. L'Uganda è un'ex colonia britannica, quindi ci sta che molte persone dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna si sentano legate a questo paese. Quindi questa persona, Mora Lisa, riusciva a fare arrivare a Cefar fondi abbastanza per portare avanti le loro attività. All'inizio del 2020 Mora Lisa è morta. Morta di Covid, fra l'altro, e Cefar si è ritrovata all'improvviso completamente priva di risorse, in una situazione in cui le altre persone che c'erano non avevano neanche proprio gli strumenti per contattare persone che potessero aiutarli. Per cui hanno in alcuni mesi ridotto grandemente le loro attività e si sono trovati di fronte alla prospettiva di chiudere, smettere di fare il lavoro che facevano. Simon Ogwang, l'altro fondatore, cercando aiuto con i contatti che aveva, a un certo punto è arrivato per puro caso da me. Come ci è arrivato? Loro avevano alcune persone gli avevano suggerito di aprire un account MailChimp. Dentro a MailChimp, come forse sapete, c'è la possibilità di chiedere aiuto a un partner, hire a partner. In realtà è un pulsante che serve per cercare qualcuno che ti faccia una consulenza e dei servizi a pagamento, chiaramente, non per chiedere supporto e aiuto gratuitamente. Però, insomma, Simon ha interpellato un po' di partner e una di queste è una persona che io conosco. Ha pensato che si trattasse di un prospect, diciamo che avrebbe chiesto servizi pagati, però in quel momento lei era overbooked e quindi in una chat fra noi partner ha chiesto se qualcuno poteva essere interessato a seguire un cliente africano. E io ho pensato, boh, vediamo di che cosa si tratta. In fondo non ho quasi mai lavorato con qualcuno che stia fuori dall'Italia, vediamo,
chi sono questi? E insomma, ci ha messo in contatto. Io sono andata a vedermi il sito che c'era allora, che era una roba un po' disordinata, mezza fatta e mezza no, e ho subito capito che non sarebbe stato un cliente da soldi, ecco. E vabbè, però ho detto. Mi piace quello che stanno facendo, sono delle cause che comunque risuonano con le cose in cui io credo, con quello che penso che sia necessario fare per dare un pochino di contributo per lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Per cui ho fatto una call con Simon a gennaio del 2021 e lui mi ha spiegato un po' tutte le cose. Aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a cercare fondi per Cefar. Che è una cosa molto, molto vasta, insomma, molto di più di quello di cui mi occupo io normalmente. Io sono una consulente di email marketing, voglio fare solo quello. Però, insomma, la cosa. Avevo già deciso un po' che cosa fare, per cui gli ho detto: guarda, Simon, facciamo così. Questo è un progetto che io posso prendere in carico pro bono, quindi senza chiedervi soldi, che. Probabilmente non avreste, o comunque non avreste i soldi che io normalmente chiederei a un cliente per occuparmi di una cosa di questo genere, però le cose di cui voi avete bisogno sono molto più di quelle che io posso fare da sola. Per cui adesso lasciami un po' di tempo e trovo un po' di persone che possano dare una mano. E queste persone le sono venute a cercare qua. Perché insomma siamo una comunità di una rete di persone cresciute insieme, che hanno fatto cose insieme, mi sembrava molto naturale chiedere in maniera del tutto volontaria se c'erano delle persone che avevano voglia di dedicare un po' del loro tempo per dare una mano a costruire qualcosa. E ho trovato infatti subito un sacco di volontari e volontarie. Chiaramente no, non potevano essere tutti, però diciamo i primi che si sono presentati, i primi e le prime che si sono presentati, abbiamo creato questo piccolo gruppo di lavoro in cui ci sono, perché stiamo tuttora seguendo quello che loro fanno, ci sono Cristiano Ferrari, Emanuele Rabissi, Katia Donato, Nicola Stocco, Ambra Caramatti, e abbiamo cominciato a lavorare insieme alle cose più urgenti che c'erano da fare. Quindi la prima cosa che c'era da fare era dare una risistemata al sito internet, che era mezzo zoppicante, mancavano delle cose, l'inglese in cui era scritto era un po' approssimativo, per cui noi l'abbiamo preso in mano, Cristiano e Nicola l'hanno riorganizzato dal punto di vista tecnico e strutturale e noi abbiamo riorganizzato i contenuti, riscritto i testi e nel frattempo Emanuele e Katia hanno preso in mano gli spazi social, i profili social di Cefar e li hanno rimessi in ordine, hanno cominciato a pubblicare dei post e noi come Digital Update Freelance Camp abbiamo messo un piccolo tesoretto di budget per avviare delle campagne sponsorizzate su Facebook per pompare un po' la pagina Facebook e il profilo Instagram. E al coronamento di tutto questo, quando le cose hanno cominciato a girare, gli abbiamo anche detto con tanto amore, ma il vostro logo di adesso è impresentabile, quindi adesso facciamo anche un redesign del logo, un po' di rebranding. E la bravissima Veronica Duriavig ha fatto un logo veramente molto bello. E quindi gli abbiamo un po' anche risistemato l'immagine e abbiamo tutto questo con l'obiettivo di cominciare a raccogliere fondi, che non è una roba semplice, perché qui abbiamo un sacco di possibilità, il crowdfunding, tutte le piattaforme qua funzionano, ma se siete based in Uganda, la roba diventa più complicata. Ad esempio, non è possibile inviare denaro direttamente con PayPal. Ci sono un sacco, ci sono piattaforme basate in Africa che però con alcune carte di credito funzionano, con alcune carte di credito non funzionano. Cioè, prima di trovare una piattaforma che funzionasse con le carte di credito, con cui fosse possibile donare anche con PayPal se uno non voleva usare la carta di credito e che facesse arrivare soldi a questi validi e valorosi volontari ugandesi, ci abbiamo messo un pochino. Alla fine il compromesso migliore che abbiamo trovato è stato Giving Way, che è una piattaforma che fa servizi alle ONG, ha dei costi di transazione
un po' alti, per cui abbiamo deciso, per tenere limitati questi costi di transazione, di diciamo andare ad accumulo. Quindi quando si dona a Cefar, finché il montante delle donazioni non arriva a almeno 500 dollari, loro non ricevono niente. Quindi donare, donare, donare. Quando si arriva a superare quella soglia, Givingway gli fa un bonifico. In questo modo, visto che ci sono dei costi fissi di transazione, diciamo, i soldi che gli arrivano sono abbastanza perché valga la pena. Se no, se dovessero ricevere i soldi ogni volta che qualcuno di noi fa una donazione, diciamo il 20-30% dei soldi che noi doniamo andrebbe alla piattaforma stessa, che sarebbe un po' un casino. E quindi diciamo c'è stato molto lavoro di coordinamento, ma molto anche scambio di idee, di storie, di esperienze. Ogni tanto Simon ci scrive dicendo delle cose che noi veramente, cioè, diciamo, mamma mia. 2 settimane fa ci ha scritto dicendo: ah, ieri abbiamo finalmente risolto una questione legale perché c'era un poliziotto che ci aveva denunciati sostenendo che noi avevamo fatto attività in un momento in cui c'era lockdown e la cosa non era assolutamente vera. In realtà questo stronzo ci aveva chiesto una mazzetta e noi non gliel'avevamo voluta pagare, quindi perché comunque è un contesto in cui diciamo la sicurezza, la legalità, la correttezza del diritto, anche la sicurezza personale sono completamente fuori scala rispetto all'esperienza a cui noi siamo abituati. E noi in tutto questo, appunto, delle volte insomma, ci sentiamo, a volte personalmente mi sento un po' sopraffatta dalla fiducia che Simon sembra mostrare nei nostri confronti, perché a volte ci chiede parere su delle cose di cui davvero, soprattutto siamo io ed Emanuele che gestiamo la comunicazione con lui, a volte ci chiede dei pareri, ci dice: ma stiamo provando a fare application su questo progetto di Giving Way, cosa ne pensate? E ci fa vedere una roba di cui io davvero dico: ma ti posso dare quello che può, ti posso dire quello che può sembrare a me, ma veramente forse non sono così esperta da potervi aiutare davvero. Però ci siamo anche accorti che anche solo il fatto di potersi confrontare, di poter avere anche banalmente qualcuno che ti fa l'edit del testo in inglese, rendendolo più chiaro, rendendolo più comprensibile, per loro è stato un grande punto di forza, un grande sostegno. La cosa soprattutto che ci ha rincuorato è stato vedere che il lavoro di comunicazione che abbiamo fatto ha funzionato tanto in Uganda. L'attività sulla loro pagina Facebook, l'attività sui loro profili social, le visite che loro ricevono sul sito, sono arrivate in buona parte dai loro connazionali. E la migliore comunicazione che abbiamo messo in piedi in questi mesi gli è servita per trovare dei nuovi supporter in Uganda, per trovare aziende che gli hanno, ad esempio, offerto delle opportunità, donato del materiale, attivato delle linee di sostegno che prima non c'erano. Oltre a questo, come un po' noi all'inizio ingenuamente pensavamo di riuscire a fargli arrivare soldi dal mondo anglosassone, ci siamo dovuti scontrare con il fatto che i costi delle campagne sul mercato inglese, sulle audience, sui pubblici inglesi e americani erano molto più alti di quelli che noi potevamo sostenere rispetto ai ritorni che avevamo. E mentre invece il racconto che noi facevamo, noi individualmente, alle persone della nostra rete sulle cose che stavano succedendo in Uganda funzionava molto bene. Per cui sono arrivati tanti soldi dall'Italia e di questo ringrazio voi perché insomma buona parte li avete versati, li avete donati voi. Stanno arrivando le prime adozioni a distanza, che non sono vere e proprie adozioni a distanza, sono supporto di bambini e bambine. E quindi a un certo punto abbiamo detto: beh, è inutile che spendiamo soldi per fare delle sponsorizzate in Gran Bretagna, che
versiamo e non arriva mai niente, lavoriamo sulla comunità anche italiana e quindi a un certo punto abbiamo deciso di fare la versione italiana del sito per raccontarlo meglio anche alla nostra rete. E quindi qui sono arrivate altre persone, sempre della comunità del Freelance Camp, Raffaella Isidori, Maria Elena Marras, Elisabetta Mungardi, Silvia Prosperi, Marta Schulz e Giovanna Tinunin, che coordinate da me, hanno tradotto tutto il sito Cefar in italiano e i bravissimi Cristiano e Nicola hanno fatto la versione italiana e ci abbiamo versato dentro. Quindi adesso abbiamo il sito in due lingue e fra poco, visto che sono arrivati alcuni volontari spagnoli che lavoreranno per alcune settimane per Cefar, una delle cose che faranno sarà scrivere testi in spagnolo e cominciare a lavorare per attivare anche la comunità in Spagna e quindi faremo anche la versione spagnola del sito. Quindi Cristiano, lo sai, ci sentiamo i prossimi giorni quando avremo i testi. Devo dire che, insomma, per me è stato piuttosto naturale a inizio anno, sia pensare di mettermi in questa avventura, sia proporre alla comunità del Freelance Camp di farlo insieme. Noi, da quando è iniziato il Freelance Camp, abbiamo sempre destinato una parte del budget del Freelance Camp a delle operazioni di sostegno a comunità che sentivamo vicine. Il primo anno sono stati terremotati dell'Emilia. Ci sono stati un paio di terremoti negli anni successivi e anche lì noi abbiamo fatto donazioni, abbiamo donato a Mediterranea, abbiamo donato Emergency, abbiamo donato Action Aid e in tutti questi casi abbiamo cercato proprio di farlo. Non per fare la beneficenza che la faccio verso i soldi e poi ciao, me ne vado e mi sono sgravata la coscienza, ma per rinsaldare dei legami e per ascoltare anche le storie delle persone che erano in quel momento in difficoltà. Con Cefar, quindi, diciamo, io mi sono, non so, mi sono sentita molto tranquilla nel dire so con chi posso darvi una mano. Perché sapevo che ci sarebbe stato sicuramente qualcuno che sarebbe venuto a bordo. Anzi, le offerte e la disponibilità che mi sono arrivate sono state molte di più di quelle che sarebbero state necessarie. Il che da una parte rende più semplice portare avanti il lavoro, perché sappiamo che se qualcuno non ha più tempo di dare una mano, possiamo trovare qualcun altro che si dà il cambio. Dall'altra ha significato però un po' di lavoro di coordinamento, perché insomma, gestire dei gruppi diciamo, in cui ci sono tante persone, in cui c'è anche magari un po' un turnover di persone che arrivano e se ne vanno, è un lavoro di per sé. E quindi non nascondo che per me in certi momenti, diciamo, il fatto di tenere a mente chi ci poteva essere, chi aveva dato la disponibilità, poi invece evidentemente aveva dei problemi a fare le cose, non aveva tempo di o non lo faceva in tempo. In certi momenti, come in tutti i progetti, c'è stato da recuperare, tirare i fili e risistemare un po' i nodi che si erano sciolti. Però lavorare insieme è un ottimo modo per conoscersi meglio, quindi l'esperienza che abbiamo fatto mi ha anche permesso personalmente di capire meglio come sono fatte e come lavorano alcune delle persone che ho conosciuto in questi anni e mi sembra che questo sia un modello che possiamo portare avanti. Un po' ovviamente non voglio abbandonare Cefar, anche se spero che nei prossimi mesi, nei prossimi anni non avremo da lavorare così tanto come abbiamo dovuto lavorare in certi periodi dell'anno. Però insomma, diciamo che il grosso del lavoro l'abbiamo fatto e quindi lo porteremo avanti. Potrebbe succedere di farlo con altri. Mi piace questa modalità di dare una mano come comunità, non solo raccogliendo dei soldi e facendo un bonifico, ma anche mettendoci un po' del nostro lavoro. Credo sia proprio un modo di valorizzare le
le persone che ci sono fra noi, la professionalità che abbiamo maturato in questi anni, le cose che sappiamo fare e di creare delle collaborazioni, così come se ne sono nate su progetti non for good, ma for money. Ecco, è tutto. Quindi quando ogni tanto mi vedete postare nel gruppo che dico, ragazzi, 20 euro, 10 euro, anche poco, però dobbiamo arrivare a quei 500 di soglia perché Giving Way faccia il bonifico a CEFAR. Lo so che tutti noi abbiamo un sacco di cause a cui teniamo, quindi a volte uno dice sì, vabbè, ho appena fatto la donazione a Pangea, poi l'ho fatta a questi, poi l'ho fatta a questi altri. Abbiamo tutti un budget e le cause da sostenere sono troppe perché noi le possiamo sostenere tutte. Ogni tanto date, insomma, tenetevi un micro budget annuale anche per dare una mano a questa causa di comunità e alle prossime che adotteremo insieme. Grazie, grazie di tutto, davvero. Grazie di aver reso possibile il fatto di pensare di poter fare delle cose di questo genere.